Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida. Oggi vi voglio spiegare come completare la quest esotica Regine e Vermi per prendere la nuova arma esotica del DLC Parassita. Quest'arma ci servirà anche per chiudere poi le fenditure che si troveranno in giro nel tronomondo di Savatun. Ovviamente nella descrizione del video vi lascerò il link del video in cui faccio vedere come usare l'arma per chiudere le fenditure e dove si troveranno tutte le fenditure sul tronomondo di Savatun. Detto questo, ora vi spiegherò come completare la quest esotica per riuscire ad ottenere l'arma parassita. Come primo requisito per ottenere la quest esotica, dovremo aver completato la campagna. Non importa a che difficoltà è stata completata la campagna, l'importante è che sia stata completata. Una volta fatto questo, dovrete andare da Ikora all'enclave. Dovrete interagire con lei e lei ovviamente vi parlerà delle vicende che sono successe a fine della campagna. Verso la fine del discorso vi dirà di parlare con Mara perché ha bisogno del vostro aiuto e lì vi farà selezionare la quest esotica Regine e Vermi. Vi consiglio personalmente di tenerla sempre selezionata così da poter vedere dove dovete andare e non perdere nessun checkpoint. Una volta che avrete preso la quest esotica di Ikora, dovrete recarvi sotto l'enclave e interagire con il verme che troverete sul tavolo. Così facendo partirà un video in cui parlerete con Mara. Dopo che avete parlato con Mara, la quest vi dirà di fare l'assalto La Culla del Male, che si trova nel tronomondo di Savatun. Dopo che avrete sconfitto il boss, dovrete interagire con la vista profonda, così potrete parlare con il verme. Una volta fatto questo, vi dirà di ritornare da Finch e parlare con lui. Una volta che avrete parlato con lui, la quest si aggiornerà e vi dirà di andare nella zona del Tempio dell'Astuta, nonché il Tempio di Savatun. Se avrete la quest esotica, vi basterà seguire il percorso. Una volta che arriverete, dovrete uccidere i nemici e vi darà la prima runa del Clittogrifo. Dopodiché dovrete sconfiggere 100 nemici infami e infine andare nel settore perduto sepolcro. Una volta completato il settore perduto, dovrete interagire con la vista profonda e si aprirà una fessura sopra la statua, dovrete entrare e interagire con l'incubatrice. La quest vi chiederà di fare 3 pattuglie, dopodiché dovrete andare alle mura della regina e uccidere i nemici per la seconda runa. Una volta ottenuta, dovrete recarvi nel settore perduto Metamorfosi, completarlo e usare la vista profonda per interagire con l'incubatrice. La quest poi vi chiederà di recarvi nella zona tenda seducente, dove dovrete usare la vista profonda e dovrete salire sulle piattaforme e sparare ai 3 calici degli infami per far comparire la cassa e prendere l'ultima runa. Una volta fatto questo, nuovamente ci chiederà di recarci all'ultimo settore perduto, estrazione, dove dovremo completarlo e usare la vista profonda per interagire con l'incubatrice. La quest di nuovo si aggiornerà e vi chiederà di andare a parlare con Finch e da Finch dovrete recuperare il rivestimento dell'alveare. Una volta recuperato, si aggiornerà per l'ultima volta la quest richiedendovi di fare la missione Pellegrinaggio del Parassita. E infine, dopo aver completato la missione, vi rilascerà l'arma parassita e il completamento di un trionfo. E niente ragazzi, il video guida termina qui, noi ci vediamo in un prossimo video, grazie mille per averlo visto, alla prossima.